E qui ringrazio anche mio figlio, che come con i sacrifici in questi sei mesi, dopo essere stato distante come i nostri figli lo sono, chi per lavoro, chi per studio, chi per altro mi è rimasto via 7 anni, e fra poco, perché fra qualche giorno lo perderemo, è uno dei tanti italiani che perderemo e andrà all'estero, e io le faccio, ed è questo l'augurio che volevo farle, ha rinviato appunto questo e ci ha messo minuziosamente lavoro 6 mesi che da buon fisico ha voluto impormi, mi ha comandato. Sono riuscito anch'io ad avere uno che mi comandava, ma sono orgoglioso che quello che voi potete vedere, le vostre divise, sono state messe minuziosamente assieme a qualche altro amico, ma rappresentate nel modo migliore che noi presenteremo ai nostri ospiti che a Jesolo verranno a diventarlo, alle nostre scolaresche e a tutti coloro che ci onoreranno di questo. Dico grazie a lui perché appunto, come i nostri giovani, voi lo dite, voi signori politici, voi militari, sono il nostro futuro, però bisogna avere fiducia, bisogna combattere, bisogna crederci, bisogna non solo a parole ma dare anche la possibilità che questi facciano qualcosa. E io prendo lui di spunto e permettetemi, questa licenza non è personale, ma credo che sia rivolta a tutti i nostri giovani, i giovani sono bravi, basta saperli coltivare. Basta saperli indirizzare, non mi allungo in altro.